Beh, in Friuli Venezia Giulia la parola che mi sembra più critica in questo momento è popolazione. Una coscienza dei luoghi, patrimoni locali, identità locale, relazioni solidali e lungimiranti, cooperazione tra i popoli. Giustizia sociale, redistribuzione della ricchezza, diminuzione dell'orario di lavoro. Secondo me il futuro può essere definito oggi con due parole fondamentali. Una è cambiamento e l'altra è innovazione. Your keywords for the future? My keywords for the future. So one keyword for the future is, and it's a bit of a big word, but it's economization. So another one of my keywords would be depoliticization. So taking. Ma io direi appunto questo: crescita, ma investimenti pubblici. Aprirsi, apertura per avere appunto questi occhi nuovi, nuovo sguardo sulle cose che già abbiamo. Non pensare che solo le cose targate USA siano quelle che ci porteranno nel futuro. Possono anche parlare friulano. Beh, la mia prima parola chiave è austerità, ma nel senso ripensare l'austerità. E la seconda parola chiave vuole essere forse un suggerimento su delle dinamiche attraverso cui ripensare l'austerità, che è la distribuzione. Beh, le parole del futuro sono quelle del recente passato che come dire, dobbiamo continuare a ripetere, essenzialmente innovazione, inclusione, in una parola sola, innovazione sociale. Beh, te ne do solamente una, per me la parola del futuro è uguaglianza. Ma sono sapere, conoscenza, qualità, capacità di fare qualcosa che nessuno ha ancora fatto, oppure di fare qualcosa in un modo che nessuno ancora ha fatto, utilizzato. Innovazione. My keyword is remix. And by that I mean just connecting, reconnecting the dots, joining A with B to get C. La parola chiave è innovazione. Sono tre. Una è il titolo di questo forum, innovazione. Innovazione da tutti i punti di vista. La seconda è internazionalizzazione. La terza è ineludibile, la sostenibilità. E il futuro, se non cambiamo strada, il futuro sarà naturalmente il collasso, la barbarie. Ritrovare il senso della misura. We are at a very interesting phase where we have to build a new income distribution system for the 21st century. Le mie parole chiave allora sono tempo, cittadinanza e nuovi cittadini. La parola chiave per il futuro che ci aspetta è sicuramente condivisione, in un doppio senso. Il primo perché condividiamo tutti gli stessi problemi. La seconda ragione per cui la parola è condivisione è perché la sharing economy sta ponendo delle sfide al nostro modo di intendere l'economia. Direi movimenti sociali, aspettative, immaginari e partecipazioni. Le mie parole chiave per il futuro sono populismo e uguaglianza. E nella fattispecie un populismo per l'uguaglianza. Però che per il futuro sono sicuramente eguaglianza. Viviamo in un mondo di ineguaglianza grottesca, estrema. La seconda idea è l'idea di democrazia. Beh, partecipazione, condivisione, fantasia, creatività e orgoglio di voler fare. Da questo festival le parole chiave che mi sembra emergano sono quelle del ragionamento, dell'argomentazione e dell'uguaglianza. Le mie tre parole per il futuro sono opportunità, redistribuzione, ecologia. Secondo me sono responsabilità e giustizia sociale. Le parole del futuro per me sono responsabilità, merito, giovani, capacità di affrontare, di interpretare il cambiamento e non per ultima l'innovazione. La parola del futuro potrebbe essere contraria, perché bisogna, quando assorbiamo informazione, quando facciamo informazione, quando ci poniamo sul lavoro, nell'impresa, assumere un atteggiamento sempre scettico e a volte anche avere il coraggio di andare contro. La parola del futuro, secondo me, è la sostenibilità. Ma la parola che
descriverà o sfiderà il futuro. La parola della sfida per me è democrazia. La parola del futuro è per me complessità. Il nostro futuro professionale come giornalisti sono connessione e contestualità. Diciamo, se parliamo come intellettuali o come persone che fanno professioni che riflettono, diciamo anche più modestamente, sull'esistente, beh, la prima parola è sicuramente comunità. Due in particolare, partecipazione e comunità. Ibridazione credo sia la parola che dovrà accompagnare i prossimi anni. Bisogna abbinare lo scenario, che chiaramente è rivolto a una prospettiva verso il futuro, ma con un ottimismo, anche se in questo momento molte volte è difficile essere ottimisti,